Carlo Crisponi, che tutti voi conoscete molto bene, si è seduto a tavolino e ha buttato su un foglio bianco i versi di una poesia che Pier Nicola lo vogliono ricordare così. Ancora un atterannus riunidos, può festare su tu amento, può elogiare su tu talento, ma sempre intro e coro affligidos. In su dolore semus tutti unidos, ti pensamus in ogni momento, e sperende che commo sia scontento, si ruprecan parentes e amigos. Posa gente chi oie ti onora, posa gente chi oie esti noghe, e posa idda tua tutto canta, tue, caro vizio de abbasanta, ascurta cantende questa ore, o Pier Nicola balla, balla ancora. Un impegno da rispettare in più per voi che fate parte di questa associazione, che siete impegnati su vari fronti, e in questo caso l'applauso vorrei che lo rivolgesse a loro, all'Associazione Culturale Abbasantese. Sono qua con questa maglietta che anche noi abbiamo voluto indossare, e sono loro quei testimoni di un tempo che insieme al coro viene proiettato verso il futuro. L'aspetto più bello è che sono davvero tutti giovani, che non solo indossano quell'abito tradizionale per fare delle sfilate, per salire sul palco e ballare, ma lo indossano con quel senso di rispetto che alle tradizioni si deve, e soprattutto anche nel segno di un percorso che è stato compiuto con un amico che non dimenticheranno mai. L'applauso per loro, Associazione Culturale Abbasantese. Adesso però vi mando tutti giù, perché dobbiamo danzare e dobbiamo ballare, e voi lo dovete fare con noi. Anzi, visto che stiamo parlando, vi chiedo già di fare le scale in modo tale da liberare qua il palcoscenico. Parliamo di solito il meno possibile con i Dilliriane, ve lo dico già, quindi spazio davvero alle musiche, spazio ai balli, ma io voglio presentare in questo momento, anche sul filo di una bella emozione, i miei compagni di viaggio, chi tutti i giorni al pomeriggio prende la macchina, percorre tanti chilometri per intrecciare i suoni di quella tradizione di cui vi parlavo, per far ballare le piazze della nostra isola, per dare un valore a quella che è la nostra cultura. Lui arriva da Zara, mi piace definirlo sempre come quel ragazzo dall'anima pura che riesce a riversare sulla tastiera, attraverso i ritmi che lo legano, quello che è l'amore per la musica, quello che è il suo amore per il paese di appartenenza e soprattutto per il gruppo di cui fa parte, e che ovviamente anche in questo caso riguarda una formazione composta da amici. Arriva da Azzara, l'applauso per Giovanni De Melas. Parliamo spesso dei paesi della Barbagia, questi piccoli centri destinati, secondo le proiezioni di molti, allo spopolamento. A noi non piace parlare solo in termini negativi dei paesi della Barbagia, e lui è un valido esempio di chi si rimbocca ogni giorno le maniche e fa di tutto, non solo per far parlare bene del suo paese, ma anche per farlo vivere ogni giorno dell'anno. Lui, come vi raccontavo prima, prende in prestito i versi della tradizione per dargli quelle sfumature che a una poesia si devono, e una poesia che poi modifica i suoi tempi e si trasforma nel ritmo di un ballo. L'applauso per Carlo Crisponi. L'organetto è diventato alla fine dell'Ottocento e nei primi del Novecento uno degli strumenti principali per quanto riguarda l'accompagnamento dei balli sardi. Per fortuna ci sono tantissimi ragazzi, tantissime persone che imbracciano l'organetto e dettano i ritmi e seguono quella tastiera che ritrova poi negli accordi dei bassi i vari moduli musicali della nostra isola. Lui però, attraverso la sua di musica e attraverso la sua di firma, riesce anche da lontano a far suonare quell'organetto non solo in modo significativo, ma anche in un modo che trasporta e fa ballare tutte le piazze della Sardegna. Da Ustis, Silvano Fadda. E a proposito di anime pure,
di amici sinceri, di persone che quando ti incontrano ti tendono la mano, ti stringono la mano e lo fanno davvero in modo sincero. Lui non ha fatto tanti chilometri per arrivare qua oggi. Lui è uno di quei ragazzi che accendono i riflettori della musica, del canto e soprattutto che riescono a disegnare una Sardegna in bianco e nero, una Sardegna che è sempre capace di emozionare, la Sardegna che davvero ci piace raccontare, viaggia anche attraverso i suoi testi e le sue poesie. L'applauso per Gianluca Fadda. Io direi che siamo già pronti, giusto Silvano, per far ballare tutta la piazza. L'ultima cosa che mi resta da dirvi è questa: viviamoci una serata davvero bella dove ci prendiamo a manutenta e nel segno di quella Sardegna che emoziona e che si racconta, viviamo in onore di Pier Nicola questo momento davvero magico. Buona festa e buona Sardegna a tutti voi. Lui non ci presenta mai, pensa solo a noi, pensiamo noi a lui. Roberto Tangiano.
Il maio canta sarana, ne florisa pruniscenne, ne florisa pruniscenne. A chi è dole paeta, appunto, sommorolirana, appunto, sommorolirana. A chi è male paeta, a chi è male paeta, appunto, sommorolirana. Thank you.
cantare, e se vuoi vedere l'anima con lo gemente, l'anima con lo gemente, saluto che ne sa un'ora.